Quando ero sul defender. Aspetta, lasciala, lasciala, lasciala. Ok, arrivo, arrivo. Abbiamo due bunker portatili. Adesso non ho messo nessuna ridotta e non ho messo neanche gli hub, però voglio vedere come Cimontrufia qua, Mrs. Wazzi, come si comporta, no? Perché quando sei nel fango è una tragedia. Adesso bene o male un po' sulla neve teneva, ma no? Poi qua è molto, qua è sabbia, è molto sabbioso qua. Vediamo cosa, come va, cosa, whatever, no? Vediamo cosa dice. Ecco, ecco, capito? Questo è per dare un po' l'idea di una sorta di pendenza o di altezza della collina, sulla quale, della duna, meglio che collina, della duna sulla quale mi trovo adesso. Beh, fa fatica, ma... Oh shit! Sentito qualche cosa? No, tutto ok. No, ma ovviamente, come dire, la prestazione è diversa, però io qua vado piano perché sì, è tutto sabbioso e anche duro, è tutto punettoso, come dire, no? Capito? Come dirlo? Non lo posso dire, però è tutto così il terreno, ok? Ho scoperto che il differenziale, nello schiacciare il differenziale, il pulsante del differenziale, non succede una beata minchia. E la prima volta che lo provo ho detto fammi provare, ma non vedo nessuna differenza, proprio zero. Queste sono normali, siamo tutto nel normale, senza hub, capito? Senza hub alcuno. Volevo azzardare, ma è meglio di no. Vabbè, però si poteva anche fare. Cioè tutte queste qua, tutte queste linee, qua ci vengono anche i quad, quindi è molto, insomma, mi ripeto, se hai un Jimny, se hai un Defender, se hai un Toyota, l'importante è che sia alta la macchina, perché queste dune che ci sono, sono abbastanza ripide e se la macchina non è alta rischi di piantarti con il muso. Guarda questo, capito? Per dire, vediamo, ecco, guarda, guarda, non so se rendo l'idea, però cioè è abbastanza il livello, no? Di gradi è abbastanza elevato.
Cioè, immagina come se tu ti trovassi dentro un cratere che di una bomba. Qua ero in seconda, non potevo azzardare, dai. Ho azzardato, ma perché ero in discesa, ho messo la seconda e quindi no, adesso riproviamo con la prima. Guarda com'è, cioè qua c'hai un bel murettino, non è che... Adesso però vediamo, una volta arrivato, ecco, vedi che già fa la sua fatica e non ce la fa la stella. Ma prendiamo una piccola rincorsinchia, prendiamo una piccola rincorsina, vedi, non ce la faceva, vediamo con la rincorsa. Con la rincorsa ce l'ha fatta, no problema, capito? Adesso, giusto per dare l'idea, vediamo com'era. Dai, è importante che la macchina sia alta. È un Jimny, ce la fa benissimo a fare questi pezzi, molto più manovrabile, molto più piccolina. È molto più che si gioca meglio. Questo, fuck, dai, no? È un minivan, è un furgoncino, non ha eguali. Non è che lo puoi fare con un Volkswagen California, capisci? Ecco, però il bello è appunto quello di trovarti in situazioni quantomeno estreme e riuscire a liberarti. Non so se si vede il cratere, ma sono anche belli, eh? Sono anche belli tosti. Oggi c'è una magnifica giornata di neve, no? E qua è tutto molto sabbioso, qua è proprio, capito? È proprio sabbia, capisci? Capito? Guarda, è proprio sabbia. Se fosse fango, penso che ci sarebbero più problemi. Guarda, dai, adesso potrei anche salire di qua, eh. Io sono salito di là, potrei anche salire di qua. Vabbè, dai, ora cioè, bisogna anche rispettare la macchina per quello che se vai a fare un camping, dove va? In un campeggio, cioè, insomma. Non sembra, capito? Dalla macchina si vede, è bello, ma una volta che sei sopra e filmi da sopra, però guarda com'è alto, capito? Io qua sono a livello più basso. Cioè, si vede un bel cratere, dai. Cioè, è fattibile, non è che... Capito? Capita? No? Io questo qua lo faccio, ma adesso non c'ho più voglia. Non voglio più metterla a rischio. No, it's ok. Ho visto quello che fa e sono contento così, dai. Quelli là li ho già fatti. Zona campo minato.
posso dire che oggi conosco tutte le montagnette, tutte le ho fatte tutte quante, that's it. Basta così. Oggi nevica qui a Borne Sulinovo, siamo a 300 km da Berlino. Qui, esattamente qua in questo posto, è dove 20 anni fa mi sono sposato. Esattamente qua. Vent'anni fa il sottoscritto si sposava in quell'area di Borne Sulinovo. Adesso, da buoni guerrieri, andiamo non allo Stoccrocca, ma al Bidronca a comprare le razioni di food and beverage. Vent'anni fa, in questa piazza, il matrimonio. Il comune di Borne Sulinovo. Sono nella grandissima la Corvette. Sono nella carrozzeria di un italiano qui in Polonia. Bellissime auto e immagino, guarda, cazzo, qui a nuovo, è grande lavoro. Mercedes. Eccolo qua, il nostro artista, Chris, che è anche il proprietario della Watts che andremo a vedere tra poco. Mitica, ciao, buongiorno, ciao, Gil Dobre. Ma tu oramai... Caldo sopra, che bella questa, già vecchio modello, di che anno è? 2007. Grandissima, aspetta, guarda che volantino, madonna, l'altezza si sente, eh. Questo già devi... Questo è già un po'... L'altezza è già più alta della mia e a salire già c'è la differenza. Senti che bolide! Ah, ce l'hai proprio guerriera tu, eh? E questa non è neanche... Fantastica, si sente subito...
cioè risponde subito ai comandi. Le marce sono anche più attaccate. Molto bella. Questa qua lui ce l'ha in vendita. Ah, vedo che... Molto bella. Chilometri 345.000 o sono 34.000? Molto bella. Risponde subito ai comandi. Oh fuck! Andiamo a vedere se è aperta di dietro. Beh, c'è una differenza, Vediamo. Con i fari professional. È la stessa chiave? E la chiave? Quale cazzo sarà? Tutta coperta comunque di alluminio, rivestita. Ma... Eh sì, non è un cargo. Grande. Guarda, guarda per aprire qualche avventura. E il divano è del divano letto dell'IKEA. Caspita, bella massiccia. E l'altezza si nota subito. Quando devi salirci sopra, si nota subito. Ma la... vedo che di balestre qua ce n'hai da vendere. E anche le, come si chiama, le sospensioni, si vede che sono molto più bazooka che le, non le mie della Barbie. Eh sì. Queste sono più alte. Il centro del ponte qui la ruota è più giù. E la marmitta è ancora quella originale. Eh sì. Riconosco dalla mia. E vedo là le altre due, le due cose là sono diverse. Le suspension, sì sì, vedo. Molto bella. Ma cosa che non avevo notato perché ero preso dall'altezza, le gomme e il parafango. Non c'è il deflettore. Vuol dire, però. Il deflettore è importante, però nei casi come questa è anche molto facile aprirlo. Dite le chiavi. Fantastica comunque. Questa si vede molto più guerriera. E bello anche il colore che è già stato fatto. I fanali professional, molto gringo. Ecco, e li mettiamo lì vicino, gli facciamo due foto insieme. Questo è il marchio. Guarda. Qui abbiamo la nostra Lulu, la nostra femminuccia, e qui abbiamo il macho. Che la sua Watts ha anche i vetri elettrici, non è mica come questa qua che devi stare qui e girare, no? Che capito? Cioè quella c'ha anche i vetri elettrici, grande. Ciao, 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 alla prossima.
Ciao Monster, ci vediamo. Mare mosso qui a, come si chiama? Wozławek. E via, è stata un'emozione quella di oggi, anche per la mia Watts, a vedersi così insieme all'altra è diventata tutta rossa. Nice and beautiful and clean, no? L'ho lavata, anche qua no. E cosa volevo dire però? Oh, una tragedia. Gli ho passato la cera, adesso qua ho messo lo spray e ora pulisco, no? Perché bisogna fare il cambio dall'inverno all'estate. E questi qua oramai non li ho mai usati, quindi si è strappato, lo tolgo. Ecco qua, attenzione, colpo di scena. Quindi se adesciano vi dicono no no, la ruggine non viene, oppure i punti che ci sono vengono fuori quelli e poi basta. Ecco, questi qua sono tutti nuovi, questo nuovo, questa fioritura, guarda che bella, guarda, e poi questa qua, hai capito? Perché il materiale è di merda, è di wax, e lì ok, questo ok, un'altra che c'era, questo qua si sta mettendo per il peggio, no? Li tengo sotto controllo, ma che gli devi mettere? Cioè se viene da sotto è inutile che proteggi di sopra, hai capito? Se tu proteggi di sopra non ha senso, perché tanto ti viene da sotto. Quindi è da, guarda, io per esempio guarda, no? Per dire, no? Qui siamo sempre alle solite cose. Per dire però, io qua ho sempre messo la cera sia da una parte che dall'altra, però vedi come fiorisce? Quindi è inutile coprirla di sopra, perché tanto quella viene fuori da sotto. Un altro, dov'era? Ah sì, qua. Questa qua. Capito? Ma in ogni caso non prendiamola male. E noi la laviamo, capito? Gli ho messo sempre la cera per dargli un'idea protettiva, ma è proprio un'idea, no? Un'idea di protezione. E comunque tolto tutto e così gli diamo una bella lavatina. E senti che bello profumato, si sente? Allora dai, no? Guarda, vediamo i punti arrugginiti. Guarda, eccoli qua. Adesso ho dato questo prodotto, ma giusto qui, capito? Che gli dà questo grigi, questo wax oil rust proofing, cioè just to cover up, no? Per dargli un minimo così, ma qui I'm telling you, qua devi scrostare tutto e rifare totalmente la vernice, dargli il protettivo sotto,
normale, no? Come si fa nelle ringhiere, non è che stiamo lì tanto a raccontarcela. Il materiale è quello che è. Questo qua però viene via. Vedi? Questo viene via subito, no? Adesso questo lo pulisco.